Siamo qui nuovamente davanti alla galleria. Io mi ricordo che venimmo qui un anno fa, 2 anni fa. Adesso questo è il terzo anno e qui siamo ancora al punto di partenza. Avete visto voi qualche politico nostrano eletto a Roma che si è interessato della galleria? No, nessun politico nostro, non male, vicino, si è interessato della galleria a Roma, e questo è molto grave. Quindi vuol dire che ci trascurano. Stiamo aspettando che passi all'ANAS ormai, perché a questo punto non si sa più cosa fare. Questa è una stagione turistica già fortemente penalizzata dal Covid e dal coronavirus. Che tipo di turismo c'è in questo momento sul Lago d'Orta? Diciamo che è un anno drammatico, signori miei, un anno drammatico veramente. Ci sono tante piccole aziende, ristoratori, albergatori, che non so se l'anno prossimo riapriranno o se addirittura adesso hanno aperti. I grandi alberghi di Stresa a metà sono chiusi, a Orta il San Rocco è ancora chiuso. Abbiamo un turismo di weekend, un turismo mordi e fuggi, che è molto importante. Moltissima gente dell'hinterland locale, milanesi, torinesi, gente che va al ristorante, gente che spende, molti camper anche, quindi un bene per i campeggi, perché non vanno più molto lontano, addirittura non vanno neanche al mare, perché con queste code che ci sono vengono sconsigliati ad andare. E niente, come turismo diciamo che andiamo abbastanza bene, però in settimana pochissime camere. Io mi sono documentato stamattina, non c'è molta gente, mancano gli stranieri.